I fan di Gali si sono fortemente preoccupati per lui. Questa mattina, il cantante ha avuto un piccolo inconveniente all'aeroporto di Milano Linate. Ecco cosa è avvenuto. Stamattina grande spavento per il rapper italo-tunisino Gali durante il volo Milano-Napoli per il concerto previsto per oggi nella città partenopea. Gali, incidente all'aeroporto. Si è verificato un incidente in pista per un volo Milano-Napoli di Alitalia. L'aereo con a bordo 76 passeggeri a bordo si è scontrato con un furgoncino del servizio catering. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati i pompieri, polizia e soccorritori del 118 e dopo l'allarme, che secondo quanto riportato da Milano Today è partito alle 10:13, l'aeroporto è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Nessuno degli è rimasto ferito e inoltre non ci sono stati sversamenti di carburante in pista. Le persone che erano a bordo sono scesi dall'aereo e per loro è stato messo a disposizione un altro veicolo. Il 60enne alla guida del furgoncino è stato trasportato in ospedale e per fortuna sta bene. Il concerto al Palapartenope. Tra i passeggeri di questo volo c'era anche il famoso rapper Gali. Il cantante ha in programma il concerto al Teatro Palapartenope di Napoli. Gali ha subito pubblicato sul suo profilo Instagram un video per spiegare cosa è successo ai suoi amati followers. Il rapper ha commentato così quanto accaduto. Abbiamo fatto un incidente col camion delle verdure. E ha poi aggiunto Alitalia, non si fa così e i fans napoletani possono stare sereni. Il concerto di Gali è stato confermato per stasera, l'ha detto il cantante sul suo profilo. Napoli, arriviamo.